capita spesso di sentirmi dire il sindacato non serve a niente. E questa cosa a me fa arrabbiare. Beh, io sono un caso del tutto particolare, credo, unico. Caratterialmente sono una persona altruista. Nel senso che io volevo fare sindacalista fino da quando ero bambino. Quando i miei amici hanno saputo che lavoravo per il sindacato, mi hanno chiesto ma che lavoro è? Un'associazione che difende i lavoratori. E non ci ho mai avuto a che fare. E penso organizzi anche degli scioperi. Dai libri di storia, il sindacato difende i diritti dei lavoratori. Penso sia anche un'associazione che aiuta i cittadini a compilare delle carte per il governo. I miei professori hanno scioperato varie volte. Figlio di operaio, siamo quattro fratelli. Mio papà lavorava all'aperto e quindi tornava soprattutto d'estate sgrondante di sudore. Ricordo l'acqua e limone che gli preparavo quando ero bambino, quando tornava. L'ho sentita forte la fatica di essere figlio di operaio e con altri fratelli. Un senso, se vogliamo, anche di giustizia mi ha portato ad essere affascinato dai movimenti collettivi, cioè dalla lotta comune per raggiungere un obiettivo. Ho fatto giurisprudenza per questo. Vedo che i giovani spingono più sul sindacato come se ne ho bisogno mi avvicino al sindacato. Il sindacato risolve i problemi e basta. Non è vero, il sindacato accompagna. Fare gruppo tra queste persone e fare in modo che queste persone si uniscano per trovare poi un ideale collettivo, un'idea, una soluzione, è la cosa che da rappresentante sindacale mi rende più orgoglioso di qualsiasi altra cosa. Il sindacato è uno dei pochi spazi che oggi abbiamo per confrontarci. È il valore aggiunto che io do non solo alla mia azienda, ma al gruppo di persone che sono riuscito a creare, a mettere insieme. E fornire quante più informazioni possibili, perché è solo così che il sindacato può esprimere la propria vitalità. Mi iscrivo al sindacato non perché ho, ma perché so, questo che deve fare secondo me la differenza. Il mio ambiente di lavoro è quello ferroviario, delle stazioni, dei treni, dei binari. Iscriversi al sindacato è un nostro diritto. Ciò che mi ha spinto a iscrivermi era sicuramente la voglia di avere maggiori tutele nel mio ambiente di lavoro, ci fa interagire con l'azienda in maniera migliore e partecipare alla vita lavorativa in una maniera diversa e più consapevole. Beh, io quando sono venuta a lavorare qui mi hanno detto che c'era la CISL, sono subito iscritta. Poi dopo un anno mi è stato chiesto da un'altra delegata sindacale di esserlo pure io, perché in me vedeva delle caratteristiche, Non si ha la cultura del lavoro una volta che si è a scuola, il lavoro lo si impara solo lavorando e non si ha qualcuno che ti dà la possibilità di capire appena entri che ci sono delle regole, che hai dei diritti, che hai dei doveri. Il sindacato tante volte, soprattutto la CISL, dialoga, negozia, dall'etimologia della parola, negoziare significa non oziare, cioè andare verso l'altra persona. Se alla CISL ho trovato un gruppo di ragazzi con i quali posso condividere tutte le necessità e i bisogni della mia categoria professionale. Ho capito che nel tempo ci sono state delle lotte per dei diritti che si sono ottenuti in modo graduale e che allo stesso tempo, in modo altrettanto graduale, si sta cercando di reprimere. Quindi io trovo che nella società di oggi, anche se la società va verso una sorta di evoluzione sociale, c'è una devoluzione per quanto riguarda i diritti dei lavoratori. I ragazzi che arrivano a lavorare non sanno, devi spiegargliela cosa hanno fatto il sindacato nel passato, i nostri predecessori, i nostri nonni, i nostri genitori. Il sindacato era presente solo in poche aziende a quei tempi. Tutte le lotte che hanno fatto, perché prima non c'erano diritti.
c'era tutto da costruire in sottoterra. Ecco, c'era un clima anche sociale. Devo dare atto che in quei tempi lì c'è stato Papa Giovanni, Kennedy, tutti i personaggi che in quegli anni lì hanno creato alternative, che hanno creato un clima che coinvolgeva e ti rapiva all'impegno sociale. La cosa principale era l'unità che c'era, non il guardare, beh, io sto bene, chi se ne frega. L'obbligo a impegnarsi affinché questo si avverasse, ecco, se posso dirlo così. Il sindacato è semplicemente l'unione dei lavoratori. Integrazione. Solidarietà. Mettersi insieme, di mettere insieme le idee e le forze di ognuno di noi. Ridistribuzione di diritti e ricchezza. Il sindacato è l'opportunità di ottenere un interesse comune. E io credo che il sindacato sia la vita stessa di un lavoratore. L'impegno. Mi sveglio tutte le mattine con la voglia di dare un contributo. Io credo che il sindacato sia questo.